E buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come potete vedere, siamo in un gioco molto molto particolare. La webcam sta anche sopra, come potete vedere, perché ovviamente in questo gioco la vita sta in basso a sinistra e di conseguenza non è che potevo mettere la webcam lì sopra, perché se no non vedevate quanta vita c'avevo e quanto spesso muoio, cazzo. Comunque, questo gioco, per chi non lo conoscesse, ma ipotizzo che moltissimi di voi lo conoscano, è Borderlands 2, che io ho comprato in realtà da parecchio tempo e ogni tanto ci giochicchio così. Però ultimamente anche con insomma gli amici miei eccetera, ci stiamo infognando parecchio e la vedo come una variante validissima per Warcraft che, sinceramente parlando, al momento mi ha un po' scassato il cazzo, ma non perché è per qualche motivo particolare, ma semplicemente perché gioco sempre da solo. E se pensate che Warcraft la peculiarità più grande è il fatto di giocare insieme, io ci gioco da solo e quindi è un po' una rottura di palle, sinceramente. Poi più o meno di fare sempre quello mi ha scassato un po' il cazzo al momento, eh. Siamo sinceri, e di conseguenza trovo molto più piacere giocare a questo giochino qua. E poi abbiamo i nani anche qui, vedete? Nano Zerker. Sono a livello 37, come si vede in basso, e sono uno 0, che è la classe, appunto. Ci sono diverse classi, la mia classe è lo 0. In breve, praticamente, facendo una panoramica dei miei talenti, sono specializzato molto più sul cecchinaggio, i critici, e piuttosto magari che sugli attacchi melee. Oppure questo qua che non so che cazzo sia. Però comunque io sono molto più specializzato sulle armi da fuoco e crittare in generale. Quindi l'utilizzo dei cecchini è proprio il mio piatto forte, diciamo. Sono anche livellato, GG. Comunque io ipotizzo di portarci anche altri video su questo gioco, perché secondo me è veramente, veramente sottovalutato, perché è un gioco immenso. Ieri stavo facendo proprio la campagna con un tizio random che ho trovato online. Che poi tra l'altro, voi come ho fatto io adesso tra l'altro, potete tranquillamente aprire la vostra partita online, quindi la gente può joinarci quando vuole, se magari gradisce la missione che state facendo voi. E quindi di punto in bianco voi non potete giocare con altre persone senza problemi. Io non so se devo andare qua, ma non penso proprio. Cazzo, porco. E poi è pieno di easter egg. Per esempio questo, voi in una scena non l'avete visto, ma riportava il Signore degli Anelli, perché c'era Claptrap, che sarebbe questo stronzetto qui, che ha fatto tipo: voi non potete passare, come ha fatto Warcraft, come si? Come ha fatto sul Signore degli Anelli Gandalf, no? Quando col Balrog, per chi è amante del Signore degli Anelli, ma anche per chi non lo è, dai, c'è una sacco famosa, anche, non so, inondato di meme ovunque, cazzo. Dovete saperlo per forza, perché è una cazzata di scena, lo sa tutti. Attenzione, abbiamo trovato addirittura una cassetta per le armi nella quale non ci sarà assolutamente un cazzo. Cottigi, il cazzo, non c'è niente. Ragazzi, esplorate su questo gioco perché è fottutamente importante. Ce lo mettiamo subito. Danno critico per 29%. Cazzo, subito, è proprio la mia classe. Comunque sì, perché se lo chiedessi sto sempre in pigiama, perché io registro la mattina, cazzo. E non è che mi sto a cambiare la maglietta o roba del genere per fare un video. Tranquilli, che morire l'estate. Senza maglietta, vabbè. Faccio io senza maglietta, che tanto io sto sempre senza maglia dentro casa, perché è caldo atomico. Quindi non c'è problema. Chiamo una bombetta. Bombettina. Boh. Ha fatto un cazzo. Ah, ok, qualcosa ha fatto. Che poi io ho un cecchino che fa un botto di danni e spara tre colpi insieme. Ma sinceramente non è che mi entusiasmi molto. Infatti spero di cambiarlo il prima possibile. Anche se one shot, ma il fatto che one shot è perché io appunto sono specializzato un sacco sui colpi critici. Quindi faccio tipo uno sproposito i danni. Però senza munizioni non faccio assolutamente un cazzo. Comunque fatemi sapere se questo gioco vi piace o potenzialmente vi piace, perché a me piace veramente un sacco. Quindi spero che piaccia anche a voi, così che posso portarci altri video. Qui non c'è assolutamente un cazzo. Prendiamo le munitions e andiamo avanti. Si passa qui. Ci sono ovviamente danni mentali, come possono essere quelli che avete appena visto, cioè il barile esplosivo, che devono essere utilizzati con una certa intelligenza, perché porco dinci, muori merda. Perché sono veramente utili, specialmente contro i boss. Ci sono un sacco di boss in questo gioco. E ci sono anche diverse classificazioni di mob, che potete vedere anche questo, lo vedete sempre davanti. In anno duro, quando c'è scritto duro, pensate male, Dio mio.
Significa che è un mob molto più forte del solito. E la vedete da voi la differenza, se avete questo gioco, comunque già lo sapete. Però io critto in bocca e lo sciotto. Le armi che utilizzate sono molto molto dipendenti dalla spec che avete, quindi ovviamente io sono specializzato più in critici e roba del genere. Porto cecchini e pistole principalmente, però per una persona invece che usa tantissimo... Ma dove cazzo sto andando? Che palle! Dicevo che per una persona che usa molto più corpo a corpo ci sono delle armi che danno il bonus del danno corpo a corpo. Però boh, a me non piace il corpo a corpo perché vuole sapere qual è l'unico attacco che ho. Questo. Cioè, questo è l'unica cosa che fate. Non è che dici prendete abilità. Cioè, oddio, credo, non lo so. Spero che non aver detto cazzate. E quindi non la vedo come un'alternativa valida, semplicemente perché è un po' monotono, sinceramente. Se è solo quello l'attacco che fa, Io ipotizzo sia solo quello perché non ho visto altro. Oh, magari si passa qua, visto mai. Queste le apriamo tutte perché le munizioni ci servono. Se no gli sparo, non lo so, e tiro direttamente le armi. Poi tra l'altro ci sono le armi che vengono tirate, guarda. Non è questa, aspettate. Questa, tic, e scoppia. Ma poi questo gioco è veramente simpatico. Cioè, stanno certe cazzate ogni tanto, cioè... Mi fanno spicciare sotto le risate, tipo ieri... Certe cazzate ho letto bellissime. È abbastanza anche scurrile, tra virgolette, Perché le spara quelle parolacce senza problemi, proprio... Ma è proprio quello il bello, capito? Che è realistico, cioè è stupido ma è bello, è una figata, è un equilibrio veramente stupendo. E a me veramente è una cosa che mi ha colpito proprio quella, no? Perché so, i giochi devono mantenere per forza a volte quella linea di... non di perbenismo, però capito, non devono mai sbilanciarsi più tanto perché ci giocano magari i bambini e qua e là. Cioè, tanto c'è... Cioè, specialmente adesso, i bambini adesso, cioè, spara più bestemmio loro che io, quindi figuriamoci se stanno a fare problemi. Perché qui dice cazzo o culo. Cioè, basta che accendono qualsiasi film, qualsiasi Google random e ne sanno più di me, insomma, a livello di parlaccio, roba del genere. Quindi di che cazzo stiamo parlando? Oh, comunque sono arrivato. Cioè, già la fa veramente tutto questo giro del cazzo? Non sono arrivato manco per il cazzo. Manco per niente, proprio. Voglio farlo scoppiare! Boom! La granatina lì è stata tutta, cazzo. Boom! Come avete potuto vedere, i danni e i cosi, gli orchi qui si combattono, però... Noi ovviamente siamo sempre contro tutti, visto mai che abbiamo un alleato. Orco d'inci... Questo è abbastanza grosso. Però noi lo barbatucchiamo, mentre questi si attaccano tra di loro. Devo chiappare sicuramente lì! No. Prima facciamo fuori gli ad, tipo quello stronzo là sopra che è fastidioso. Ah, l'abilità speciale è questa. Praticamente faccio una copia e vado in stealth. E mi scopre i punti deboli. Che io già sapevo. Quello lì. Ciao caro, ciao. E va di ai coglioni. Ciao ad un cazzo, vabbè. Che teoricamente la strada è questa, dai. Ah, questa cosa viola che ho appena lootato è l'iridio, che è una risorsa particolare. Che dopo, semmai in un altro video, vi faccio vedere. Il cecchino è veramente forte. Però con la particolarità che questo, siccome è un gioco abbastanza frenetico, è veramente difficile acchiapparci a volte. Perché ci sono dei teamfight veramente infiniti e giganteschi. In cui praticamente vedere la testa o il punto debole dell'avversario è veramente molto molto difficile. Ed ecco che entra in gioco appunto le... Orco dingi. Ecco che entrano in gioco le pistole, che sono un po' più semplici da usare, nel senso che puoi spammare tranquillamente, capito? Cosa che invece col cecchino non puoi fare. Che palle, rimango senza munizioni con sto cazzo di fucile. Allora, teoricamente siamo quasi arrivati a questo cazzo di obiettivo. Che si trova esattamente qua dentro. Questo è un enigma di merda. Che ieri stavo cercando di fare. Porco dinge, ma io con gli enigmi non ho né voglia né proprio la pazienza di farli. Ah, a posto, bastava semplicemente frantumarlo. Perfetto. Ok, ci manca l'ultima lettera. Vediamo se riesco a beccarli. No. Che cazzo fanno? Si stanno menando tra di loro questi imbecilli. Allora, dente avido. Ci sta una scenetta o qualcosa del genere adesso? No. Oh, fuck. Quelli sono i boss di cui vi parlavo.
Porca puttana. Questa è una situazione grave, non è vero, non è grave per niente. Comunque quando morite avete la possibilità di rinascere semplicemente ammazzando qualcuno vicino a voi. Da che l'ho ammazzato sto imbecillotto. GG. Facile. Più o meno facile, non è stato difficilissimo però. Comunque ci sono tutti questi boss abbastanza simpatici, grossi, giganteschi. Ok, abbiamo trovato anche la lettera. Ovviamente questo coglione non ci ha dato niente. Ovviamente, non sia mai, eh. LOL. Vedi, questa è la missione che ci ha completato la storia di gioco. Ok ragazzi, per questo episodio praticamente è tutto. Vi ho dato un'infarinata generale così di cos'è il gioco, un po' di azione di qua e di là. Se volete altri video basta che me lo dite e io li faccio molto volentieri. Anzi, li farò quasi sicuramente. Magari, non so, con qualche spiegazione di qua e di là per quello che posso fare ovviamente, perché non è che sono esperto, sono a livello 38, voglio per... devo sapere ancora un botto di cose su questo gioco appunto perché è gigantesco. Quindi io vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio come sempre. Ciao a tutti.